È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo. Mi fa molto piacere vedere così tante persone, tanti sportivi presenti in questa occasione. Vorrei innanzitutto presentare le persone sedute al tavolo con me. Sulla mia destra c'è il segretario di Stato allo sport Fabio Berardi e sulla sinistra il dottor Italo Cucci. Poi abbiamo Alessandro Giuliani e Gianluca Strocchi, che hanno collaborato insieme a Italo Cucci alla stesura del libro che andremo a presentare, e il segretario del Comitato Olimpico Fabrizio Stacchini. Alcune settimane fa, esattamente il 20 febbraio, è stato emesso un francobollo celebrativo proprio per i 50 anni della fondazione del Comitato Olimpico, e con la presentazione del libro di oggi questa è la seconda iniziativa che abbiamo voluto mettere in atto nell'occasione di questo importante anniversario del nostro Comitato Olimpico. Naturalmente seguiranno una serie di tante altre iniziative, soprattutto nella giornata di domani. Già nella mattinata di domani avremo l'incontro di tutti i presidenti, i nostri presidenti federali, insieme alle autorità sportive del CIO, del Comitato Olimpico Europeo e del Comitato Olimpico Italiano. Andremo a siglare un nuovo accordo di cooperazione tra Comitato Olimpico San Marinese e Comitato Olimpico Italiano, e poi seguirà la consegna della onorificenza del Magistero di Sant'Agata al presidente del CONI Gianni Petrucci, e avremo un altro incontro, un'udienza con gli eccellentissimi capitani regenti e il segretario di Stato allo sport, con tutti i presidenti e segretari dei comitati olimpici dei piccoli stati d'Europa. Meraviglioso! La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso, meraviglioso.